Mister, dopo la trasferta nel nord con un punto in due gare, arriva il Palermo. Con quale spirito affrontate questo match per tenere viva la piccola fiammella della speranza playoff? Ma dobbiamo finire questo campionato, mancano due partite, lo dobbiamo fare nel miglior modo possibile. Incontriamo una squadra che individualmente, forse, anzi senza forse, è la squadra migliore di questo campionato e cercheremo di dare il meglio come abbiamo fatto sempre. Qual è la situazione fisica della squadra? Come stanno in particolare Beretta, Rossetti, Ciciretti e Ninkovic, che ha avuto un attacco influenzale? Abbiamo speso tanto in queste due partite, abbiamo tirato fuori due prestazioni di alto livello, e di conseguenza abbiamo qualche strascico a livello fisico che però dobbiamo valutare il tutto oggi dopo l'allenamento. La Verone ha recuperato, fatto salvo che Andreoni sta crescendo molto bene. La Verone, diciamo, fino all'altro giorno accusava ancora un fastidio alla caviglia, ma lo dobbiamo valutare oggi. E comunque Andreoni in queste due partite ha mostrato le sue qualità, che sono alte. Le sue qualità le ha mostrate anche Ciaia, un ragazzo che ha enormi doti tecniche, potrebbe essere riproposto? Ciaia è un ragazzo che in allenamento ha sempre fatto molto molto bene. Era entrato in altri spezzoni di partita, un po' più complicato chiaramente. Sono contento che è riuscito in questa partita qui a evidenziare le proprie qualità. A centrocampo i soliti dubbi, Addé non ha fatto benissimo a Brescia, poi ci sono Cavion, Frattesi, Casarini, Troiano. Sì, è chiaro, bisogna valutare un po' l'aspetto fisico, come dicevo prima, nel momento in cui fai due partite in così breve tempo, fai la terza adesso, domani, è chiaro che bisogna valutare le condizioni sia fisiche che mentali, e questo tutto avverrà in un giorno perché non c'è tempo per valutare al meglio, e quindi c'è da valutare il tutto dopo l'allenamento. Il Palermo ha cambiato allenatore con Dario Rossi due pareggi consecutivi. Oggi il tecnico rosanero ha detto: "Non ho avuto tempo di lavorare troppo sulla tattica, devo cercare insomma di trovare soluzioni definitive in breve tempo". Che squadra è questo Palermo? L'ha detto poco fa, con grandissime doti tecniche, come lo affronterete? Ma noi dobbiamo affrontarlo con la nostra organizzazione di squadra, giocare sempre di squadra, giocare con intensità, con quell'attenzione tattica che ci ha contraddistinto quest'anno, e speriamo di riuscire a festeggiare dopo la partita. Quanto peserà l'assenza di Nestor Roschi? Ma lì non è che c'è solo Nestor Roschi, insomma è una squadra che è formata a livello individuale, come dicevo prima, di giocatori di altissimo livello. Loro hanno avuto qualche problema durante tutto il corso dell'anno e speriamo che ce l'avranno anche domani. L'ultima, quanto ci tiene a chiudere questa regular season con una vittoria al Del Duca? Domani ci sarà l'inaugurazione della nuova tribuna, anche il patron Pulcinelli ci tiene tanto a questa vittoria. Ma guarda, quest'anno è stato un crescendo su tutti gli aspetti, sotto l'aspetto societario, sotto l'aspetto di strutture, perché comunque aprire, diciamo, i distinti, no? Sarà una cosa sicuramente molto molto bella, che dà sicuramente lustro a questa società, a questa squadra, quindi è chiaro che sarebbe veramente da parte nostra l'ideale festeggiarlo il tutto con una vittoria.